Stasera Lions ha affrontato un tema importante, quello dell'abuso sui minori, quindi un momento fondamentale di confronto. L'abuso sui minori è un problema purtroppo di estrema attualità e Lions Club lo sta affrontando come service in tutta Italia. Contestualmente vengono svolti incontri con genitori e docenti, insegnanti, per spiegare come si può prevenire l'abuso sui minori. Contro i minori, la violenza contro i minori. Purtroppo il 90% dei casi, come dice il Censis, avviene nell'ambito familiare. Allora là scatta l'omertà, il silenzio, il detto e non detto. Noi vogliamo, Lions vuole far emergere appunto questo silenzio, vuole rompere il silenzio e far capire ai bambini in quali situazioni problematiche si possono trovare. Bisogna spiegare questo e lo devono spiegare gli insegnanti, lo devono spiegare i genitori. Questa sera illustri opinion leader nazionali hanno spiegato appunto come prevenire sia l'abuso sui minori dal punto di vista informatico, quindi l'adescamento dei bambini attraverso internet, sia l'adescamento negli ambienti scolastici, di lavoro e in tutti i posti, e poi anche l'aspetto legale che è stato illustrato dal Presidente del Tribunale già di Caltagirone, attualmente di Gela, riferito qual è la legislazione attualmente vigente e ritiene che le pene sono poco severe nei confronti di persone che vanno punite da un lato e recuperate dall'altro lato, perché per evitare che possano continuare a reiterare il reato, e quindi bisogna fare un'opera di prevenzione in questo senso. Quindi bisogna far emergere il sommerso sull'abuso contro i minori, sulla violenza contro i minori, e solo così potremo avere una società di bimbi, di bambini sani mentalmente, fisicamente e psicologicamente. Lions vuole questo, Lions si trova accanto ai bambini nella lotta per far emergere questo abuso sui minori, e è vicino alle istituzioni nell'incoraggiare queste situazioni. Siamo in compagnia del dottor Marcello Labella, dirigente della Polizia Postale di Catania. Qual è il ruolo della sua istituzione nel contrastare questo fenomeno che sta diventando sempre più dilagante nel mondo dei giovani? Beh, noi come Polizia di Stato siamo un ufficio della Polizia di Stato, la Polizia Postale, che contrasta i crimini online, in particolare in maniera esclusiva l'attività della pedofilia commessa sul web. È un'attività che si svolge non solo dal punto di vista di repressione, ma anche e soprattutto di prevenzione. La prevenzione la facciamo incontrando i ragazzi nelle scuole, ma la facciamo anche, come stasera, incontrando la società civile e facendo capire bene quelli che sono i rischi di un utilizzo incontrollato del web. Siamo con Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter. Qual è il suo impegno personale nel contrastare appunto un problema della pedofilia e poi in genere la Chiesa, che molto spesso è stata coinvolta in temi spiacevoli? Ma al di là del personale, io credo che sia importante l'impegno di Meter, che ormai da più di 20 anni è nel campo. Siamo stati poi pionieri nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia anche online, quindi ciò significa che 20 anni di attività ci ha portato a contribuire prima di tutto alle nuove leggi, ci ha dato l'opportunità di dare contributi a livello europeo, ci ha permesso di essere nel territorio non solo siciliano ma anche nazionale e internazionale per la tutela dell'infanzia, facendo sì che attraverso una sua segnalazione alle polizie di tutto il mondo, ma particolarmente quella italiana, quella postale, di poter avviare indagini di estrema delicatezza per andare a individuare i bambini, a liberarli da queste nuove forme di schiavitù. E poi la nostra presenza nel territorio, se parliamo quello siciliano, è veramente capillare, siamo presenti in tantissimi comuni dove il territorio deve essere irrorato di una nuova cultura, la cultura dell'infanzia, attraverso la prevenzione, l'informazione, attraverso l'accompagnamento. Le famiglie devono essere veramente aiutate in questo campo, perché l'abuso è un abuso generale, non è soltanto un abuso limitato a quello sessuale, è l'abuso sui minori a varie facce e che devono essere affrontate, ma anche con una logica di prevenzione. Beh, la Chiesa, il concetto di Chiesa è molto più grande, possiamo dire semplicemente sono stati dei soggetti, sacerdoti e anche vescovi che sono stati coinvolti e si sono coinvolti in questo turpe
fenomeno che ha dato un grande danno alle vittime e dall'altra parte anche ha permesso che la Chiesa venisse considerata come una specie di multinazionale della pedofilia. Questo non è così, tenete conto che ci sono nel mondo più di 450.000 preti, non credo che 450.000 preti facciano questo, ci sono ahimè delle percentuali non significative, ma che comunque la Chiesa da Benedetto XVI in poi ha saputo affrontare con celerità e con determinazione. Le nuove linee guida che ogni conferenza episcopale ha adottato, anche l'Italia se ne è fatta carico, quindi la conferenza episcopale italiana, ha dato delle linee molto chiare ai vescovi come agire, come comportare, in primo luogo la tutela della vittima, questo è fondamentale, e dall'altra parte l'accompagnamento anche del reo, cioè nel senso che possa avere anche lui un processo canonico dove può essere, se ci sono gli elementi di colpevolezza, essere ridotta allo stato laicale, che è la massima pena che una chiesa può dare al proprio sacerdote o a un laico, quindi laico nel senso per la scomunica, e quindi di conseguenza certo ci sono magari delle problematiche ancora inerenti, ci sono magari delle difficoltà nel saper affrontare i fenomeni, perché sono fenomeni molto complessi, però credo che la Chiesa non andrà più indietro, andiamo avanti con molta prudenza, con molta intelligenza, soprattutto dalla parte delle vittime e dalla parte anche di coloro che subiscono. Immaginate quando una comunità parrocchiale subisce, ecco, perché un sacerdote o il parroco abbia fatto questo tipo di reato. Volevo precisare anche un fatto, perché non se ne dice mai, perché molte volte magari si dice non si fa poco, si fa niente, ma se noi teniamo conto di l'ultima settimana ci sono stati 3 condanne a 3 sacerdoti, uno a 9 anni, un altro a 8 anni, quindi cioè, ciò significa che c'è stata non solo la collaborazione ma anche concretamente. Teniamo conto che un sacerdote è un cittadino italiano, non è esclusa il fatto, cioè non si esclude il fatto perché io sono un prete, io un cittadino nuovamente italiano, non è un alibi, anzi vengono applicate le leggi a un cittadino italiano che compie questi atti così gravi. I ragazzi giovani hanno il coraggio di denunciare? Sempre di più, credo che i ragazzi giovani, se hanno dei punti di riferimento, iniziano a parlare, iniziano a denunciare, iniziano a liberarsi di queste nuove forme di schiavitù, perché sono delle forme di schiavitù. Il problema è che oggi viviamo in un degrado anche morale, etico, ma dobbiamo anche dire che ci sono delle cose positive, cioè non è che il mondo è soltanto male, anzi al contrario, il bene è molto più del male. Però i giovani, se hanno delle possibilità di punti di riferimento certi, coerenti, ecco, riescono veramente ad abbracciare la coerenza dell'adulto, ad abbracciare la coerenza della vita. Si può sbagliare, anche i ragazzi possono sbagliare, a volte consapevolmente, a volte inconsapevolmente, però è anche vero che noi dobbiamo avere l'impegno di aiutarli a risalire la strada, a riprendersi la vita, a far comprendere che la vita ne vale la pena di vivere, ne vale la pena di vivere fortemente, a non banalizzarla con il sesso facile, banale, che diventa soltanto più prostituzione, anche se uno dice di amare l'altro, che non una forma di relazione d'amore. Quindi è tutto un complesso di situazioni. Noi come Metere siamo molto impegnati in questo, nelle scuole, nelle università, a livello anche di produzione scientifica, di testi, di denunce, di segnalazioni, di accompagnamento. Siamo stati ammessi anche a livello siciliano per la prima volta a far sì che lo Stato garantisca anche non solo l'intervento ma anche la parte civile, ma lo Stato garantisce legale da parte civile essere retribuiti, cioè quindi sostenuti per le spese legali. Quindi sono piccole cose che magari non si rendono al pubblico, però che fanno la differenza. Dobbiamo andare avanti, sappiano i genitori e i ragazzi, ma coloro che sono in difficoltà, in fragilità, che c'è sempre un punto di riferimento a cui rivolgersi. Possiamo dire che il web ha sicuramente una responsabilità importante nel problema? Il web può essere un mezzo o può essere anche un'abitazione. Dipende come noi utilizziamo il mezzo e come stiamo dentro l'abitazione, quindi è un problema dell'uomo, cioè dire il web sì, è globale, invasivo, non sarà sempre utilizzato, quindi non è lì il problema, anzi saranno evolute le tecnologie, si evolveranno di più, però bisogna capire, la domanda è perché io devo mettermi nuda nel web.
perché io devo fotografarmi e trafficare le mie immagini, perché io che nella vita privata sono pudica o pudico, non sento l'esigenza, e poi su internet, allora è un problema di educazione. Internet, la rete non dimentica mai, questo è bene precisarlo, ma riempire di senso e di buono e di bene la rete si dipende solo dall'uomo.